Il mito della verginità porta con sé tante credenze errate che è il caso di sfatare, ma soprattutto una convinzione sessista e antipatica. Il nuovo vale più dell'usato e le donne non fanno eccezione. Di questo parliamo oggi in Parità in pillole. Cosa vuol dire essere vergine? Vuol dire non aver mai avuto un rapporto sessuale completo. Già qui, personalmente, mi sorgono una serie di dubbi. Cos'è un rapporto sessuale completo? È completo se c'è penetrazione? Se sì, come? Vale solo se c'è un pene? Possono essere delle dita? Può essere uno strap-on? E se la penetrazione è anale? Il concetto stesso di verginità è estremamente eteronormato. Di solito infatti si fa riferimento a un rapporto eterosessuale e vaginale, dove l'uomo penetra la donna. Per l'uomo però non è possibile dire semplicemente guardando il suo organo sessuale se sia vergine oppure no. Mentre per la donna sì, perché il primo rapporto sessuale completo provoca la lacerazione della membrana che sta all'ingresso della vagina, l'imene, giusto? Sbagliato, o meglio, estremamente incompleto. Non tutte le donne nascono con l'imene. Non a tutte le donne si lacera l'imene dopo il primo rapporto sessuale completo. E in ultimo, l'imene può lacerarsi anche senza fare sesso, ma magari semplicemente facendo degli sforzi fisici intensi. Lo raccontava anche Carlotta Vagnoli su Instagram un paio di settimane fa. Chi glielo dice ora a T.I., il rapper che fa controllare periodicamente la figlia dal ginecologo per assicurarsi che l'imene sia ancora lì e che quindi lei sia ancora vergine? E poi, cosa ce ne facciamo di quella verginità se magari la figlia di T.I. scopriamo essere un amante del sesso anale? La consideriamo vergine lo stesso? Insomma, di che cosa stiamo parlando? La questione è un'altra. Al netto dei termini medici, quando diciamo che vogliamo che una donna sia vergine, stiamo dicendo che non vogliamo che sia stata toccata da un altro, che sia stata proprietà di un altro, che sia già stata usata. Considerare le donne come degli oggetti vuol dire anche questo, misurare il loro valore a partire da quanto siano nuove. È un discorso estremamente cinico, ma non trovo un altro modo per parlarne perché nei fatti è esattamente così. Sono gli oggetti, infatti, che perdono valore con l'usura, non le persone. Le persone non si usano, le persone fanno esperienze e quelle esperienze le arricchiscono. Il valore di una persona dipende anche dalle sue esperienze, ma nel senso che più ne ha fatte, più si è confrontata con gli altri, più ha avuto modo di conoscersi e mettersi in discussione, più ora avrà da dare agli altri. Ma questa logica si applica solo agli uomini. Non è un caso che gli uomini maturino e le donne invecchino, ad esempio. La nostra società tratta ancora le donne come se fossero delle proprietà e, come tali, giudica meno di valore quelle che hanno avuto più proprietari. Ricordiamoci di questa cosa la prossima volta che parleremo di verginità. Se una donna non vuole fare sesso perché non si sente pronta, va benissimo. Se una donna non vuole fare sesso perché non le piace l'idea, va benissimo. Se una donna non vuole fare sesso perché preferisce aspettare, va benissimo. Se una donna non vuole fare sesso perché ha paura del giudizio degli altri, questo non va bene perché limita la sua libertà. Come sempre, prima di commentare dicendo che le cose non stanno più così perché ci siamo evoluti, vi chiedo di ascoltare le storie delle donne oggi 2019. Anzi, se ne avete e vi va di condividerle, scrivetele qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia stato utile, se così fosse vi chiedo di lasciare un mi piace e di condividerlo. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, per stare ancora con me durante queste ultime puntate della rubrica Parità in pillole e come sempre per aiutarmi a creare cultura insieme. Ciao!